Mille mi piace e dentro stasera uscirà un nuovo video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Quest'oggi ragazzi, come avrete già visto dal titolo, andremo a giocare la modalità carriera con l'Arsenal. Ho scelto l'Arsenal perché secondo me è una squadra che ha bisogno di essere sicuramente ricostruita ed ha bisogno sicuramente di tornare a vincere sia in campionato che in Europa. E se questo video raggiungerà i mille mi piace, entro stasera uscirà un nuovo episodio. Detto questo, iniziamo. Qua ragazzi, questo sarà il nostro allenatore. Andiamo avanti. Il club fu fondato nel 1886 da un gruppo di operai della fabbrica Woolwich Arsenal Armament con il nome di Dial Square. Ha vinto 13 volte il campionato e in 13 occasioni la Coppa Nazionale. I giocatori della rosa 2003-2004 dell'Arsenal, soprannominati gli Invincibili, hanno chiuso la stagione imbattuti con 26 vittorie, 12 pareggi e 0 sconfitte. I Gunners raggiunsero la finale della UEFA Champions League nel 2006, stabilendo il record per la competizione di 10 partite senza subire gol. Successo in patria alta, successo continentale alta, fama del brand massima, finanze media, crescita giovani media. Abbiamo un budget trasferimenti di 80 milioni. Difficoltà, direi leggenda. Durata tempo, va bene, ci facciamo 7 minuti. Valuta euro. Festi mercato attivo. Ok. Stadio, chiaramente l'Emirates Stadium. Direi di andare avanti. Andrea Romo è stato presentato a sorpresa come nuovo allenatore della squadra Arsenal. Nonostante i timori tifosi e giocatori, un portavoce del club ha dichiarato che la dirigenza è entusiasta di questa scelta. Ed eccoci qua, invito al torneo precampionato. Congratulazioni, mister Romo, la squadra Arsenal è stata invitata a un torneo amichevole precampionato. Si tratta di un'ottima occasione per conoscere i giocatori della tua rosa, provare nuove tattiche e prepararti in vista della nuova stagione. Per il vincitore c'è anche un premio in denaro. Andiamo agli inviti. Magari noi facciamo quello, questo qua che mi danno più soldi. Qua ragazzi, cosa chiedono i dirigenti dell'Arsenal? Allora, Romo, sappiamo che lei e il suo staff giocatori siete reduci da una stagione molto impegnativa, dunque apprezziamo che abbia accettato l'invito per partecipare al torneo Coppa Internazionale Europea. Quest'anno la competizione si svolgerà in Francia, è un'ottima occasione per valutare la sua rosa attuale, provare diverse formazioni tattiche, bla bla bla. Medita magliette, ok. Andare avanti. Questa è la nostra rosa, ragazzi. Sicuramente dovremo sul mercato dobbiamo operare sia in difesa che a centrocampo, direi. Un giocatore che sicuramente mi piacerebbe per il centrocampo è Toni Kroos. Anni, 89, ha un valore di mercato di 64 milioni di euro. Allora io direi di metterlo già nel mercato. Già invece avevo pensato anche Varane del Real Madrid. Eccoci qua. Totale 86, ha un valore di 49 milioni, però sicuramente sarà molto di più. Ha uno stipendio di 220 mila euro. Eccoci qua. Direi di iniziare le trattative, dai, vediamo quanto ci chiedono. Contatta per acquistare. Tra l'altro, uno scenario direi che anche molto, molto bello, molto figo. Eccoci qui, finalmente aspettavo con ansia il nostro incontro, prego. Per prima cosa decidiamo il tipo di accordo che vogliamo raggiungere. Offerta per cartellino. Gli proviamo ad offrire 48 milioni e 510 mila. Avanziamo l'offerta, vediamo cosa ci dice. Siamo disposti a offrire 49 milioni e 510 mila per Varane. Non cederemo Varane per questa cifra, ma siamo disposti a venderlo per 81 milioni e 100 mila. Vogliamo includere anche una clausola per la rivendita e ricevere il 5% del prezzo di cartellino in caso di futura cessione di Varane. Il rinegozio offerta per cartellino, proviamo ad offrirgli 68 milioni di euro. Ok, affare fatto, una volta preparati i documenti potrà contare Varane per discutere il suo contratto. Arrivederci. Ci qua, siamo ufficiali di dare inizio alla. Accettiamo. D'accordo, spero che concorrenza per un posto in squadra, ma prometto di considerare Varane un giallo richiesto. Prima di passare all'altro dobbiamo accordarci sulla durata del contratto. Il mio istituto vuole firmare per 4 anni. Accettiamo. Per noi va bene, siamo letti a offrire a Varane un contratto di 4 anni. Al mio istituto interessa quando ha aggiunto una clausola rescissoria sul contratto, immagino lei sia d'accordo. Assolutamente sì, andiamo avanti. Nemmeno noi vogliamo inserire una clausola rescissoria nel contratto di Varane. Ora che abbiamo trovato un'intesa su questo aspetto, parliamo di soldi. Disposti a pagare 200 mila euro a settimana a Varane, siamo disposti a offrire un bonus di ingaggio di 800 mila. Mi sembra un'offerta equa, mi si decide di accettarla.
Ma andiamo avanti, avanziamo. La squadra Borussia Dortmund si è detta interessata a acquistare Alexander Lacazette per 52 milioni. Siamo disposti a pagare 52 milioni per la cassetta. Affare fatto, dobbiamo chiederne 65 e 500. Non possiamo accettare, abbiamo stabilito un prezzo di 65 milioni e 500 mila per il cartellino e siamo disposti a scendere sotto questa cifra. Gli diamo un'offerta intorno ai 62 milioni e 200 mila più adatta. Perfetto, andiamo a giocare la partita contro l'Everkusen. Ed eccoci qua ragazzi, qua con la prima partita della stagione. Iniziamo. Iniziamo a rischiare. Palla per Martinelli, attenzione. Prova Aubameyang. Ozil, attenzione, prova Aubameyang, Aubameyang. 1-0 ragazzi, Aubameyang. Mamma mia, 1-0. Con Martinelli, attenzione, Torreira per Pepe, Aubameyang, Ozil, Ozil, Mesut Ozil, il gol dell'addio ragazzi. Dai Luis, grande recupero. Leverkusen vicino al gol, indietro per Sciacca, Aubameyang, Ozil, apre per Aubameyang, Aubameyang prova il tiro, attenzione Bailey, in fascia, crossa, fine primo tempo ragazzi, 2-1 per noi. Attenzione all'Arsenal, parata di Leno. Gol del Leverkusen. Da 2-0 a 2-2. Bravo David Luiz. Ma sbaglia Luiz, Madonna, stiamo sbagliando troppo qua. Fuori gioco. Attenzione. Torreira, Torreira, Aubameyang, Aubameyang tutto solo, Aubameyang 3-2 al 91esimo minuto. Pierre-Emerick Aubameyang 3-2 all'ultimo secondo. E finisce il match 3-2 per noi, ci aggiudichiamo la prima partita della stagione. Ok. Offerta per il trasferimento. La squadra Leicester City è interessata ad acquistare Mustafi per 15 milioni. Accettiamo l'offerta. Ok. Allora, ragazzi, noi dovremmo acquistare ancora un bel centrocampista trequartista. Vabbè, allora, ragazzi, questo video finisce qui. Mi raccomando, scrivete nei commenti quale giocatore potrebbe fare comodo alla nostra causa. Vi invito, mi raccomando, a mettere un bel mi piace. E niente, ci vediamo al prossimo episodio.